Padre Santo, il giovane del Vangelo ha chiesto a Gesù: Maestro buono, cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Io non so neanche cos'è la vita eterna, non riesco ad immaginarmela, ma una cosa la so, non voglio buttare la mia vita, voglio viverla fino in fondo e non da sola. Ho paura che questo non avvenga, ho paura di pensare solo a me stessa, di sbagliare tutto e di ritrovarmi senza una meta da raggiungere, vivendo alla giornata. È possibile fare della mia vita qualcosa di bello e di grande? Amare Dio suppone conoscere Dio, riconoscere Dio. E questo quindi è il primo passo che dobbiamo fare, cercare di conoscere Dio. E così sappiamo che la mia vita non è per caso esistente, non è un caso. La mia vita è voluta da Dio, dall'eternità. Io sono amato, sono necessario. Dio ha un progetto con me nella totalità della storia, ha un progetto proprio per me. La mia vita è importante, anche necessaria. E l'amore eterno mi ha creato in profondità e mi aspetta. Quindi questo è il primo punto, conoscere, cercare di conoscere Dio, così capire che la vita è un dono, che la vita, che è bene vivere. E poi l'essenziale è l'amore. Amare questo Dio che mi ha creato, che ha creato questo mondo, che governa in tutte le difficoltà dell'uomo, la storia, e che mi accompagna. E amare il prossimo. I 10 comandamenti ai quali Gesù nella sua risposta accenna sono solo una esplicitazione del comandamento dell'amore, sono per così dire regole dell'amore, indicano la strada dell'amore con questi punti essenziali: la famiglia come fondamento della società, la vita da rispettare come dono di Dio, l'ordine della sessualità, della relazione tra uomo e donna, l'ordine sociale e finalmente la verità. Questi elementi essenziali esplicitano la strada dell'amore, come realmente amare e trovare la via retta.